Pinossia, candidato a sindaco per la lista Trasparenza e Partecipazione e alle elezioni del 26 e 27 maggio 2013. Come mai questa scelta? Beh, innanzitutto voglio mandare un saluto a tutti i cittadini di Guardavalle, a tutte quelle persone che sono interessate in prima persona a queste elezioni comunali e poi anche alla gente comune che aspetta da questo 26 e 27 maggio una nuova amministrazione che possa garantire la vivibilità e soprattutto anche la gestione comunale da parte di persone del luogo. Fino adesso abbiamo avuto i commissari, adesso il 26 e 27 maggio finalmente ritornerà il sindaco e quindi un'amministrazione. Come mai la mia scelta a sindaco? La mia scelta, la mia candidatura è arrivata attraverso dei passaggi importanti, passaggi dettati appunto da un partito serio che è quello del Partito Democratico. Attraverso il segretario e il direttivo si è iniziato questo percorso nel momento in cui la venuta dei commissari, quindi la scadenza naturale per queste votazioni. Quindi un passaggio che è arrivato attraverso la sezione, attraverso i tesserati, attraverso la gente comune che è interpellata da parte del segretario, da parte delle persone vicine al partito, hanno fatto il mio nome, ma non c'ero solo io, c'erano anche altri ragazzi che sicuramente potevano aspirare a questo importante ruolo che adesso è ricaduto su di me, ma appunto ci potevano essere altri nomi. Alla fine, attraverso tutti questi percorsi, sono stato scelto io per questa candidatura. Naturalmente mi inorgoglisce questa possibilità di diventare il primo cittadino di Guardavalle, perché io amo il mio paese, amo la mia comunità, amo le persone che vivono a Guardavalle. E se ho fatto anche una scelta di vita è perché credo in questa comunità. Penso che fare il sindaco a Guardavalle sarà sicuramente difficile, però sono dalla parte mia, ho l'entusiasmo, ho la volontà, ho anche un minimo di esperienza, perché ho fatto anche l'amministratore in diversi periodi appunto della vita politica guardavallese. Sono stato consigliere, sono stato assessore, vice sindaco e adesso è arrivata questa opportunità. Mi auguro che i cittadini siano dalla nostra parte, anche perché siamo riusciti a predisporre una lista importante con tantissimi giovani, alcuni alle prime esperienze, ma c'è anche le esperienze, quindi una lista amalgamata, una lista che sa delle difficoltà che ci sono nel nostro comune, ma hanno tutti l'entusiasmo e la voglia di far bene. Il suo primo atto amministrativo, se dovesse vincere le elezioni? Il mio primo atto amministrativo sicuramente è quello di convocare la ditta che gestisce la spazzatura, e quindi perché sicuramente siamo veramente arrivati al degrado totale. Quindi il primo impegno che assumerò è proprio quello di iniziare a fare un discorso di bonifica. Abbiamo bisogno di rimettere un attimino la nostra comunità in una situazione di normalità che adesso non c'è, è da 2 anni che praticamente viviamo in questa situazione di degrado. Quindi il primo atto ufficiale è proprio quello di iniziare a ripulire la città dell'immondizia, delle erbacce e di tutte quelle situazioni di degrado che si sono create.
fatto un ricorso al TAR, che l'udienza praticamente è stata rinviata a gennaio 2014. Voi capite che andare a governare il nostro comune in una situazione di dissesto non è facile. Noi, anche perché noi ci crediamo all'annullamento del dissesto, perché è l'unico comune d'Italia che hanno praticamente avviato la procedura per il dissesto. È veramente una cosa vergognosa. Ci sono realtà grandi, piccole, di tutta l'Italia che sono in condizioni molto peggiori della nostra comunità. Basta fare dei nomi: Soverato, Reggio, Catanzaro, per fare dei nomi vicini a noi, per non parlare poi anche delle città del nord. È una situazione economica che tocca un po' tutto il mondo, tutta l'Europa, lo stiamo vivendo un po' tutti, e quindi non capisco perché si è voluto, perché qua c'è stato sicuramente un discorso politico mirato appunto a creare il dissesto. Noi abbiamo questa causa a gennaio 2014. Se come tutti siamo fiduciosi riusciremo ad annullarla, sicuramente ci potranno essere diverse anche opportunità per la nostra comunità. Beh, il mio sarà anche un impegno molto importante sul sociale, sulla scuola, sugli anziani, perché già l'ho fatto come vice sindaco, perché avevo anche la delega ai servizi sociali, alla scuola, e quindi voglio un attimino anche soffermarmi sui disagi che si sono creati in questi 2 anni anche per quanto riguarda la scuola, la mensa scolastica. Insomma, noi punteremo che questo servizio, che la scuola è il nostro futuro, i nostri bambini sono il futuro di questa comunità, saranno i futuri amministratori, ma soprattutto dovranno crescere in un ambiente pulito, in un ambiente sano, in un ambiente dove ci siano anche tutti i servizi per poterli farli crescere come devono. Per quanto riguarda gli anziani, diversi sono stati i progetti che sono riuscito a portare a termine negli anni scorsi, quando ero appunto amministratore, e ripeteremo quelle esperienze. La mia sarà una ricerca ai finanziamenti mirati per gli anziani, per i disabili, per la scuola, come abbiamo già fatto. Per ultimo, così per farvi capire qual è stato anche il nostro impegno negli anni precedenti, c'è un finanziamento di 350.000 euro mirato alla scuola per la struttura di Guardavalle Centro, quindi mi auguro di poterlo gestire io, perché insieme all'ex sindaco dottor Antonio Tedesco abbiamo avuto noi questo finanziamento attraverso un lavoro serio, e quindi spero di poter sviluppare io questo progetto per migliorare l'ambiente scolastico di Guardavalle Superiore. C'è anche l'impegno e diversi finanziamenti per Guardavalle Marina. Naturalmente bisogna andare alla ricerca e soprattutto essere presenti anche in regione e in provincia, cosa che è mancata in questi anni, perché anche la presenza serve per concretizzare questi finanziamenti. Bisogna lavorare tanto, ma il mio entusiasmo, la mia determinazione la conoscete. Sono una persona dove quando mi metto a fare qualcosa la faccio sempre con la massima trasparenza e soprattutto con il massimo impegno. Mi conoscete tutti, sapete cosa faccio nella mia vita professionale, cosa faccio nella mia vita extra professionale, quali sono i miei impegni sul territorio, sulla nostra comunità. Allora, il 26 e il 27 maggio vi chiedo questo impegno anche da parte vostra: votare la lista numero 2, dove a candidata a sindaco c'è appunto Pinussia, il simbolo con la scritta trasparenza e partecipazione, e c'è disegnato un quadrifoglio colore verde,
Un quadrifoglio che l'abbiamo messo là non così a caso, ma perché c'è un significato particolare. Il quadrifoglio significa amore, fortuna, speranza e fede. Io penso di rientrare in queste voci, nel senso che mi conoscete tutti, sapete qual è il mio impegno, qual è la mia professione. Io sono una persona trasparente, sono una persona che dove mi ci metto do sempre il massimo, e quindi sono propenso ad impegnarmi in questi 5 anni per il bene della nostra comunità, rispettando appunto il simbolo del quadrifoglio: amore verso tutti gli altri. Fortuna ve la auguro a tutti, e soprattutto ce l'auguriamo a noi stessi, alla nostra comunità, che possa riprendersi, che possa migliorare in questa situazione in cui è caduta. Speranza, la speranza bisogna tutti averla, perché dobbiamo essere fiduciosi soprattutto in noi stessi, anche sulla nostra sorte. Quindi, e alla fine la fede. Io sono un cattolico, credo nei valori della religione, credo nei valori del prossimo, credo soprattutto nella fede, che mi aiuta un attimino a vivere alla giornata, e soprattutto anche ad essere concreto nelle cose. Io vi ringrazio a voi di Guardavalle Online per questa opportunità che mi avete dato. Ringrazio tutti voi, cari cittadini, perché avete speso un po' del vostro tempo ad ascoltare quello che vi ho detto. Vi invito ancora una volta di votare il 27 maggio la lista numero 2 con candidata a sindaco Pino Sia, con il simbolo quadrifoglio e con due parole veramente importanti: la trasparenza e la partecipazione. È quello che noi, se saremo eletti, ci impegneremo a portare avanti per questi 5 anni. Grazie a tutti.